Ben trovati in questa prima settimana di novembre 2.11.20, 10.50 circa. Questo video è incentrato, vabbè, sicuramente adesso andiamo a parlare dell'anteprima della puntata odierna di Raw, che si svolgerà nella notte tra oggi e domani, come di consueto, al Thunderdome del Amway Center di Orlando, in Florida. Poi parliamo della Serie A, le ultime partite di ieri, quelle delle 18, il posticipo delle 20:45. Partiamo da Raw, puntata sicuramente che sarà incentrato con il nuovo campione WWE Randy Orton al suo 14° titolo dopo aver strappato la cintura a Drew McIntyre nel pay-per-view Hell in a Cell di una settimana fa circa. Poi uno scontro tra chitarra e chitarra, tra Jeff Hardy ed Elias, uno contro uno. Il New Day se la vedrà con l'Art Business, precisamente con Cedric Alexander e Shelton Benjamin. Mandy Rose e Dana Brooke affronteranno in un non title match le campionesse femminili di coppia Shayna Baszler e Nia Jax. Poi ovviamente scopriremo gli altri due qualificati per il team di Raw Survivor Series, dove ricordiamo ci sono già Keith Lee, Sheamus ed AJ Styles. Poi vediamo, no, poi è finita l'anteprima. Andiamo alla Serie A, questa sera l'ultima sfida della sesta giornata, Verona-Benevento, ore 20:45, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Serie HD Italia. Nelle ultime partite di ieri, Sampdoria-Genoa 1-1, Napoli-Sassuolo 0-2, Roma-Fiorentina 2-0, un'espulsa alla Fiorentina. Quindi senza dimenticare che però tra 2 giorni ci sarà il recupero di Genoa-Torino alle ore 17. Andiamo quindi ad elencare la classifica della Serie A, che vede al momento il Milan prima a 16 punti, più 2 sul Sassuolo a 14, Juve-Atalanta 12, Napoli-Inter e Roma 11. Sampdoria e Lazio a 10, Verona 8, Fiorentina, Cagliari 7, Benevento, Bologna 6, Genova, Parma e Spezia 5, zona retrocessione, Udinese 3, Torino e Crotone 1. Quindi, nel caso ci sia bisogno di fare da parte mia un altro video, altri video, lo sapete, mi trovate sempre qui. È ovvio, i miei canali di riferimento sono qui su YouTube e su Facebook. Poi oggi la nostra giornata si è aperta per noi italiani con la dipartita di Gigi Proietti, all'età quasi di 80 anni, perché appunto oggi doveva essere il suo compleanno, doveva compiere 80 anni. Quindi un altro grande artista del nostro paese ci lascia. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Noi ci vediamo, detto, se ci sarà bisogno per altri video quest'oggi, altrimenti domani. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!